da poco che sono sorte, sono ancora in fase di realizzazione, in via Po, una, diciamo, corsia, una pista, perché poi le corsie sono quelle a terra con la segnaletica, una pista ciclabile. Io non dico sulla fattibilità del progetto, se idoneo o non sono idoneo, non sono un tecnico. Faremo approfondimenti, farò approfondimenti con accesso agli atti, se si può o meno realizzare. Io invece la mia intervista è sull'opportunità di sicurezza. Perché dico questo? Perché lì abbiamo un cordolo di cemento che delinea appunto la corsia, che può risultare non idoneo per un ciclista che in caso di caduta possa sbattere la testa, le parti insomma del corpo, e può creare un danno alla persona, visto che non c'è una parte dove attutisce il colpo. E poi in caso di passaggio di mezzi di soccorso, possono essere vigili del fuoco con mezzi più grandi, possono ostacolare alle auto che devono permettere appunto a questi mezzi di transitare, di passare sopra questo cordolo. Quindi secondo me era più opportuno, se in caso di fare questo passaggio, di farlo in gomma e con dei palettini anche in gomma, il quale permette non solo che quando qualcuno, mi auguro mai, possa cadere sopra non si faccia male, ma soprattutto anche i mezzi di soccorso di circolare in maniera più idonea su quel tratto. Ricordo che poi quel tratto è un tratto di alta percorrenza delle auto, perché c'è un'uscita di un'autostrada in direzione Teramo, e quindi anche lì l'opportunità di fare questa pista ciclabile. Io l'ho sempre rimarcato che sono a favore delle corsie o piste ciclabili, ma non in tutte le zone della città di Teramo, perché abbiamo sia situazioni di ampiezza di carreggiata che non lo permette, più passaggio delle auto. Poi ecco, bisogna limitare anche il tratto, perché se noi facciamo questo cordolo lì dobbiamo portare anche una velocità di 30 all'ora, perché la norma dice che sulle corsie dove ci sono questi tipi di corsie poi bisogna ridurre notevolmente la velocità delle auto. Siamo a Piazza Garibaldi, non posso non chiederle quando secondo lei arriverà il momento di liberare insomma questa piazza, perlomeno nella carreggiata, dal cantiere che insiste ormai troppo tempo. Sì, ricordiamo la durata, le varie date, appunto, scusate le parole, l'assessore aveva confermato il 18 di novembre, non è stato, quando ho consegnato il tapiro aveva detto fine mese, quindi il 30 di novembre, e oggi siamo al 4 dicembre, la prossima data da quello che si dice è l'8 di dicembre. Mi auguro che il 10, che abbiamo la question time, interrogazione all'assessore, non devo riportare nuovamente il tapiro oppure un pinocchio, perché dalle immagini ancora il cantiere è aperto e dalle immagini io penso che ancora se ne passa oltre l'8 di dicembre per l'apertura.